Ciao ragazzi, mi chiamo Gabri Costa, benvenuti in questo nuovo Let's Play, ma fate attenzione perché questa volta ho cambiato, non sto giocando più a Sly Raccoon, adesso vi farò vedere come si vincono i trofei e come si gioca bene a Tartarughe Ninja, Tartarughe nel tempo migliorato. Se volete fare giocatore singolo o multigiocatore lo potete fare, potete mettere gioco da solo, gioco un amichetto. Ora vi insegno come si fa. Se scegliete la modalità storia potete andare avanti, se scegliete modalità sopravvivenza e se mettete a livello normale vincete un trofeo, e se volete allenarvi fate incontro veloce. Insegno come si fa. Dovete scegliere un livello di difficoltà, poi dovete selezionare una tartaruga tipo Leonardo, Michelangelo, Raffaello e Donatello. Michelangelo c'ha tutto l'attacco speciale, Raffaello ha tutta velocità e Donatello c'ha tutto il tiro. Se volete scegliere uno scenario lo potete fare subito all'istante, va bene. Ora vi mostro come si fa il primo. Scegliamo questo, il primo scenario, che si intitola Big Apple 3 AM. Big Apple 3 AM. Sapete cosa significa Big Apple? La grande mela. E questa grande mela sarebbe la città. In questo primo scenario, come voi potete notare, siamo in un cantiere di New York. E qui c'è da sconfiggere i soldati ninja, il clan del piede, volevo dire, che sono comandati da Shredder, che Shredder aveva costruito il tecnodromo. Lo sapete qual è il colore preferito di Leonardo che sto usando io? È il blu. Questo Leonardo è il leader delle tartarughe ninja, ma è anche bravo a usare le sue spade. Katana si chiama. E poi le Ninja Turtles, se hanno bisogno di energia, prendono la pizza. Lo capite? Per la pizza vanno pazze, sai? E ne mangiano sempre più che mai. E dicono sempre, è l'ora della pizza. Pizza time! E quando cominciano la missione dicono, botte da orbi. Ganzo, prendete i soldati ninja, li lanciate. Ma ora fate attenzione, guardate che arriva. Arriva Krang e dovete fare attenzione ai suoi occhi laser. Ma se volete vincere trofei potete usare queste due trappole. La prima è quando vi schiacciate nella palla, mentre la seconda sarete fritti da un laser. Ma vi do un consiglio, se volete vincere un trofeo nella modalità storia potete fare 8000 punti. Fidatevi da Gabri Costa, mi raccomando, fidatevi di me, io ho sempre detto le cose come stanno. Questo l'ho fatto un casino di volte. E ora fate attenzione perché qui in Tartarughe Ninja c'è il primo boss da affrontare, Baxter Stockman. Lo sapete chi è Baxter Stockman? È una mosca, e voi lo sapete perché è diventata una mosca? Perché ha subito una trasformazione del liquido mutageno e non è più umano. Però l'avete visto, è una mosca molto stupida. È questo Baxter Stockman, è diventata una mosca. Oh oh! Fate attenzione perché adesso cambia arma. Non lo sapevo che c'ha due armi. La prima era una mitragliatrice, invece c'ha questa pistola che allunga il braccio. Ma chi le inventa queste cose? Vabbè, continuate così finché non lo colpite, Baxter Stockman. E ce l'abbiamo fatta! E il primo scenario completato. Arrivederci alla prossima, da Gabri Costa.